Qui Vladimiro Barocco, oggi ti parlo degli indicatori di performance del tuo showroom, indicatori da inserire in un immaginario cruscotto per guidare meglio la tua attività. Sono indicatori che devi calcolare perché te li impone la forte concorrenza presente nel mercato e non perché te la suggerisce un consulente. Iniziamo col profitto lordo percentuale, che mostra il contributo delle vendite a coprire le spese dello showroom. È necessario per il suo calcolo conoscere il ricavo delle vendite e il costo del venduto. Utile per scegliere un ricarico sufficiente, ragionevole, per avere prezzi competitivi ma buoni. E anche serve per resistere alla richiesta di sconti dannosi per il tuo portafoglio. Vengono poi le variazioni delle vendite. È un indice importante perché offre un'indicazione generale della velocità delle tue vendite. La variazione delle vendite va sempre analizzata in abbinamento con altri indici. Può essere anche, invece che utilizzare le vendite del periodo precedente, utilizzare gli obiettivi di vendita per vedere se le vendite stanno correndo e raggiungendo gli obiettivi. Oppure con il punto di pareggio, cioè per poter calcolare, stimare quanto manca a entrare in un'area sicura, l'area dei ricavi oltre le spese. L'ordine medio è facile da calcolare, ricavi delle vendite per il numero degli ordini. La sua grandezza dipende dalla tipologia del cliente servito, ma anche dalla preparazione e dalla capacità che hanno i venditori nell'utilizzare le tecniche di upselling e cross-selling. Con upselling si indicano tutte quelle tecniche che servono a spostare l'attenzione del cliente da un prodotto a un altro prodotto analogo ma di costo superiore. Il cross-selling invece è l'abbinamento al prodotto base richiesto dal cliente di prodotti similari, prodotti vicini che però completano e aumentano i benefici del prodotto base. Un esempio molto facile: finestra più zanzariere. Il numero medio dei prodotti è ripreso dalla vendita di prodotti di largo consumo, dal numero di battute per scontrino, mostra il numero di pezzi per ordine. E questi prodotti possono poi anche essere raggruppati in categorie, cioè mostra se il cliente ha acquistato soltanto una categoria di prodotti, solo finestre o solo porte, oppure se ha acquistato più categorie in abbinamento. Anche questo indice dipende dalla tipologia dei prodotti e dalla capacità di fare cross-selling e upselling. Viene poi il traffico, cioè il numero di visitatori dello showroom in un determinato periodo. Ogni visitatore rappresenta un potenziale cliente e il loro numero va trascritto in un'agenda. Per aumentare il traffico vanno curate di più le vetrine, renderle più accattivanti, la cartellonistica stradale che facilita l'arrivo allo showroom, le promozioni e anche un passaparola diffuso. Viene poi l'indice di conversione acquirenti, il rapporto fra gli ordini e il numero di visitatori. L'ordine mi indica il numero di clienti, di visitatori diventati clienti, sul il complesso del totale visitatori. È un indice che valuta nel complesso le attività del showroom. Dipende dal servizio al cliente, dalla preparazione ed esperienza dei venditori, dalla disposizione
dei prodotti esposti. Infine lo strike rate. Nel calcio indica il rapporto tra gol e tiri in porta. Per lo showroom indica il rapporto tra ordini e preventivi. Indica la qualità dei preventivi e in particolare lancia dei segnali sul comportamento dei venditori, perché alcuni di questi corrono a regalare un preventivo ancora prima che il cliente si sia orientato con decisione verso un singolo prodotto. In ogni caso, da consulente ti suggerisco di tenere sempre sotto controllo il profitto lordo, le variazioni di vendita, il traffico, il rapporto di conversione visitatori e lo strike rate. In particolare ti raccomando di dedicare all'analisi di questi numeri almeno un'ora, sufficiente per decidere cosa cambiare, quali azioni rafforzare. Prepara dei fogli Excel per rendere facile e veloce il calcolo di questi indici. Non preoccuparti delle formule, le trovi al link in sovraimpressione. Ti saluto.